Amici, oggi insieme apriamo tutta la scatola di Pop Mart Sanrio. Vediamo insieme quali personaggi troviamo, ma prima, sigla! Yolanda Ritz. Hello everyone, rieccomi tornata con un nuovissimo video. Come state? Spero tutto bene, come avete passato la vostra giornata? Spero bene. Ciao amici, io sono Yolanda Sweets ed oggi sono tornata con un nuovissimo video dove andiamo ad aprire insieme una scatola intera di Pop Mart, ossia di blind box, box misteriose, mini, con personaggi Sanrio. Ci sono 2, 4, 6, 8, 9 personaggi, tra cui uno mystery. Sono sempre 9, ma 10 in totale. L'intento è proprio quello di trovare quello misterioso, quello segreto. Lasciate un bel like, un pollice in su, mi aiuterebbe con questi video. Iscrivetevi al canale ed attivate la campanella perché tutti i giorni potete trovare nuovi video alle 14:30 e anche alle ore 18. Seguitemi sul mio sito, andatelo a visitare, trovate il link in descrizione, www.yolandaswiz.it, lo potete digitare anche su Google, dove trovate i miei slime, i kit per fare i vostri slime e tanti altri gadget. Direi di cominciare. La scatola è fantastica, la trovate su Amazon online. L'ho presa in sconto, in saldo durante il Prime Day. Durante il Prime Day, raga, ho preso un sacco di cose. Di solito costano un sacco, ragazzi, anche 160 euro, anche 200 euro quelli più rari. Attenzione, ma anche no, raga. Bellissime tutti i personaggi che possiamo trovare, appunto, sono questi qua raffigurati sulla scatola. Scatola centrale. Bellissima, stupenda. Questa è proprio originale, appunto, Pop Mart. Si aprono così. Qui c'è il marchio di originalità. Ok. Però ci sono. Ah, perfetto, sì, c'è lo spoiler. Però c'è la stellina, come quelle dell'altra volta, ve le ricordate? C'è la stellina ed è una stellina blu. Andiamo ad aprire la bustina. 3, 2, 1, mystery! Vediamo un pochettino chi abbiamo trovato. Oh! Abbiamo trovato Kiki che fa parte del duo Little Twin Stars. Questo è Kiki che sta dormendo col suo peluche. Vabbè, la meraviglia davvero, come sono fatti bene questi Pop Mart. Questo qui, vediamo un po'. 3, 2, 1, voilà. Io spero comunque di trovare i miei preferiti e lo sapete quali sono. Qui non c'è Pom Pom Purin, non capisco perché non lo mettono mai, Pom Pom Purin. Comunque, oh, attenzione, attenzione, attenzione! Oh! Che carino! Comunque super cute perché abbiamo trovato tanti piccoli pulcini, un gattino e la sua cuccetta perché Pociacco è un cagnolino. Apriamo la bustina, oramai sappiamo già che è Pociacco. Ecco qua il nostro cagnolino che è Pociacco. Andiamo ad aprire qui perché wow, c'è l'apertura facilitata. Ed eccolo qua, questo è il nostro Pociacco, posizionato nella sua cuccetta, e prendiamo una qui nell'angolino. È pesante, ragazzi, eh? Ovviamente io spero di trovare il segreto, ma anche Cinnamoroll, Kuromi e Hello Kitty. Vediamo. Ok. C'è un personaggio che io non ho mai visto. Ragazzi, ma stiamo scherzando? E ho già capito chi abbiamo trovato. Diciamo che non è uno tra i miei preferiti, però va bene. È un cuscino, ragazzi. È un cuscino a forma di coccodrillo. E qua abbiamo una foca. Abbiamo trovato Batsumaru. Credo si chiami Batsumaru. Eccolo. Che è un, sembra un paperotto. Non so cos'è. Me lo dite voi che cos'è? È un papero? Credo. Comunque, questo va in piedi, mette qua così. Non si poggia sopra, ma si mette così. Abbiamo la prossima scatola. Raga, lo troveremo il misterioso? Non lo so. Speriamo. Purtroppo c'è lo spoiler. Avrei preferito che avessero messo tutto dentro la scatolina con la carta non trasparente. Prendiamo prima questo, piccolino, ragazzi. E una ciambella. Una ciambella? Abbiamo una ciambella, ragazzi. Ah, quanto è bella! Una ciambella! Fa pure rima. Ah, Cinnamoroll! Abbiamo Cinnamoroll, che penso vada messo sopra la ciambella. E
qui, così, e abbiamo il nostro cinnamon roll. Guardate quanto è carino, con sopra il pupazzetto, con sopra il peluche, con la sua ciambella. Apriamo senza sbirciare e senza spoiler. Esatto, forse ho capito che abbiamo trovato. C'è questo personaggio, ragazzi, che io non avevo mai visto. Si chiama Pecky, Airono Pecky, che è la paperella. Non sapevo fosse un personaggio Sanrio. Eccolo, è una paperella super super carina. Questo è super carino perché ha il gadget e c'ha il libro, ragazzi. No, ha il libro che lui sta così, vedete, e si è addormentato in questo modo con il libro davanti mentre sta leggendo. No, è tutto così estremamente cute. Procediamo con la sesta scatola. Non so proprio chi possa essere, devo dirvi la verità, tra tutti i personaggi Sanrio. Boh. Vediamo. Qui abbiamo un cuscino. Ok, abbiamo un cuscino con un fiocchetto. E grande. Abbastanza grande. Vediamo chi abbiamo trovato. 3, 2, 1. Olè. Wow. È abbracciata a due mele e l'orsacchiotto rosa. Eccola, Hello Kitty. Quanto è bella. Stupenda, ragazzi. Bella. Molto belli i dettagli dei personaggi con altre cosine affiancate. C'è tanto, lo mettiamo. Ragazzi, ci manca My Melody, ci manca Lala, Kuromi e il misterioso. Ora, tra questi tre troveremo il misterioso oppure no? Prendiamo questa. Vediamo, manifestiamo, manifestiamo. 3, 2, 1. Io vorrei trovare almeno Kuromi. Vediamo, non lo so. Olè! Attenzione! Attenzione, vediamo chi abbiamo trovato. Qua c'è una nuvoletta rosa con le stelline. Ah, forse ho capito chi abbiamo trovato. Little Twin Star. Quindi abbiamo trovato la sorellina appunto di Kiki ed è Lala, esattamente. Che carina però, mamma mia. Ed è questa Lala che dorme con il suo orsacchiotto. Molto molto carino, che bello, sopra il cuscino rosa con le stelline, come il fratello ovviamente, ragazzi. Allora, ultime due, togliamo la scatola, ultime due, vediamo un pochettino, apriamo questa. Olè, chi lo sa, ci manca della collezione ufficiale My Melody e Kuromi. Cioè sono due comunque miei preferiti. Vediamo, 3, 2, 1. Ok, solo uno può avere questa alzatina e questo letto, ossia Kuromi. Quindi l'abbiamo trovata, ragazzi. Oh, quant'è bella, raga! È stupenda! Mamma mia, tutti i dettagli bellissimi. Abbiamo lei su questa alzatina, molto molto carina, col fiocco. E poi abbiamo anche uno specchio. Ma uno specchio che specchia davvero? In che senso? Abbiamo uno specchio e abbiamo Kuromi, che non so, personalmente, si mette forse così e lo specchio si mette a fianco. Eccola, la nostra Kuromi con lo specchio. Credo che la mia speranza di trovare quello misterioso e forse più bello, non si sa, è oramai svanita. Vediamo, 3, 2, 1. Vediamo un pochettino. Allora, vediamo. Esatto. Sì. Non so come mai. Non li mettono mai quelli misteri, ragazzi. Ma io mi arrabbio per questa cosa. Comunque abbiamo trovato a questo giro My Melody. Che male non è. Mi piace tantissimo. Guardate quanto è carina My Melody. E qui abbiamo il suo cuscino. Ho trovato la forma principale e c'è anche la forma per il peluche. E va messa così. Eccola qua, la nostra My Melody. Allora, amici, ecco qua, questi sono tutti i nostri personaggi Sanrio di questa edizione Fall Asleep. Se volete altre box intere dei Pop Mart, fatemelo sapere ovviamente in un commentino perché ne andiamo ad aprire altre. E quale volete? Perché di solito io, questo è il secondo Sanrio che prendo, però io vorrei prendere altri, non so se Harry Potter oppure altri, fatemelo sapere nei commentini. Grazie a tutti per aver visto questo video, spero che vi sia piaciuto.
Un bacio e un abbraccio, ci vediamo domani alle ore 14:30 con un nuovo video. Ciao!